Passiamo alla terza coniugazione e coniughiamo l'indicativo presente attivo e passivo di lego, leggere. Dal paradigma prendiamo l'infinito presente attivo leggere. Stacchiamo la desinenza re e otteniamo il tema del presente, legge, con la e breve. Al tema del presente legge aggiungiamo le desinenze personali attive e passive. Coniughiamo l'indicativo presente attivo. Noteremo che la e breve diventa i, come segnalato dalla forma legis, la seconda voce del paradigma. Avremo quindi lego, io leggo, legis, tu leggi, legit, egli legge, leginus, noi leggiamo, legitis, voi leggete, legunt, essi leggono. Passiamo ora alla forma passiva. Al tema del presente, legge, con la e breve, aggiungiamo le desinenze personali passive. Così. Legor, io sono letto. Legeris, tu sei letto. Legitur, egli è letto. Legimur, noi siamo letti. Legimini, voi siete letti. Leguntur, essi sono letti. Concludiamo con la quarta coniugazione e coniughiamo l'indicativo presente attivo e passivo di audio, audire, ascoltare, applicando lo stesso procedimento. Dal paradigma isoliamo la forma dell'infinito presente attivo, audire. Stacchiamo la desinenza re e otteniamo il tema del presente, audi. Al tema del presente audi aggiungiamo le desinenze personali attive e passive. Coniughiamo l'indicativo presente attivo di audio, audire. Audio, io ascolto. Audis, tu ascolti. Audit, egli ascolta. Audimus, noi ascoltiamo. Auditis, voi ascoltate. Audiunt, essi ascoltano. Passiamo ora alla forma passiva. Al tema del presente audi aggiungiamo le desinenze personali passive, così. Audior, io sono ascoltato. Audiris, tu sei ascoltato. Auditur, egli è ascoltato. Audimur, noi siamo ascoltati. Audimini, voi siete ascoltati. Audiuntur, essi sono ascoltati.